Io penso che questa rivoluzione abbia non solo ribadito con forza che c'è un'unione tra donne che non passa per il loro essere potenziali vittime della violenza patriarcale maschile, bensì per il loro essere, anzi, la risposta, l'argine, la prima linea della resistenza ad essa, ma anche penso sia molto importante vedere come siano ribaltate una serie di convinzioni, una serie di assunti che magari anche involontariamente riceviamo in dote dalla cultura in cui cresciamo, e anzitutto uno è quello, penso, del fine che giustifica i mezzi, nulla di più sbagliato per quel che riguarda questa rivoluzione che nei propri mezzi contiene il fine, non c'è possibilità di costruire al termine della battaglia, qualora vinta, qualcosa di differente dal nemico se ci si comporta nello stesso identico modo. E quindi anche nella ferocia e assoluta che la guerra è, che non ha alcun aspetto salvabile, è di per sé essa qualcosa di sbagliato, ma anche a contatto con questa cosa bisogna aggrapparsi allo scampolo più puro, anche se pur piccolo, di umanità. Esso è null'altro che il sacrificio l'una per l'altra, ovvero un'unità assoluta in cui l'obiettivo comune è ciò che più conta sempre e comunque, perché è di fatto poi ciò che rende determinante e significativo non un livello individualista, ma effettivamente il nostro passaggio sulla Terra. Lorenzo, una frase che ha amato molto era dare vita ai giorni e non giorni alla vita. Allora, io penso che rappresenti molto bene l'approccio con cui si scende in battaglia, che non è assolutamente quello del desiderio di morte, anche il culto dei martiri non è assolutamente una celebrazione della termine della vita, ma è un riconoscimento a quanto è importante nel momento in cui è a servizio degli altri, proprio quella vita diventa. Un'altra cosa che penso sia importante sottolineare, che questa rivoluzione ha ribaltato completamente rispetto ad altre esperienze storiche, non è l'unica, però è sicuramente ad oggi la più significativa e avanzata in questi termini, è la convinzione che la libertà delle donne arriverà con la rivoluzione, che la rivoluzione porterà la possibilità che le donne siano libere. Ecco, questo è completamente ribaltato, è la libertà delle donne che crea le condizioni di possibilità per una rivoluzione, perché se vogliamo porci la questione di un'alternativa a questo sistema, allora dobbiamo capirne le radici più profonde. Le radici più profonde sono quelle del dominio patriarcale, nulla più, nulla meno. Il capitalismo è sicuramente una delle forme di dominio e sfruttamento più feroce e longevo che conosciamo, ma essa stessa non solo ha un inizio, speriamo di vedere al più presto anche la fine, ma ha avuto delle condizioni di possibilità storiche su cui instaurarsi. Queste condizioni di possibilità sono state date dal patriarcato, quindi effettivamente ragionare su una società anticapitalista nel senso di più giusta, più libera, inclusiva, rispettosa di quelli che sono dei valori, che sono certi valori piuttosto che altri, per esempio il fatto che non si può vivere essendo parassitari nei confronti della società, non si può pensare di tradire la fiducia di chi si è intorno senza sentirne, diciamo, il peso. Non si può dare la parola e non mantenerla, non si può dire una cosa e fare esattamente il contrario, per esempio. Ecco, ragionare in questi termini in anticapitalismo vuol dire ragionare sul dominio, e la matrice più feroce e profonda del dominio con cui abbiamo a che fare è quella nei confronti delle donne, della violenza e della subalternità a cui le donne vengono
dobbiamo invece andare a ribaltare questa situazione che è il presupposto per arrivare appunto a ribaltare tutto, non possiamo far altro che mettere tutte e tutti tra le priorità i nostri impegni politici, quale che sia il modo in cui li portiamo avanti, la lotta al patriarcato. Questo penso che sia una cosa sostanziale di questa rivoluzione, penso che sia evidente a un punto tale che appunto l'immaginario delle YPG ad essere riferito è addirittura sconfinato nei media mainstream, che non hanno potuto neanche loro ignorare questa cosa, ecco, seppur ovviamente con sessismo, orientalismo e superficialità riducendole a un fenomeno di costume. Allora questo però ci deve dare la misura di quanto effettivamente è dirompente questo elemento, di quanto effettivamente c'è così un bisogno di controllarlo che addirittura lo appunto si rielabora in salsa a cultura e tempo libero da fine pagina di giornale. Allora chiaramente invece è nostro dovere e responsabilità dare spazio a quella che è la realtà di queste donne, la loro scelta politica e soprattutto il contributo che stanno dando alla lotta di tutte le donne in tutto il mondo.